A Monterosso Calabro, la prima edizione della giornata dello sport promossa dall'amministrazione comunale. È stato un successo che ha superato ogni aspettativa. Il sindaco Antonio Giacomo Lampasi orgogliosamente dice: "C'è stata la presenza di sportivi professionisti e amatoriali che hanno invaso la nostra cittadina. Diverse le discipline sportive a cui hanno assistito migliaia di cittadini provenienti anche dal comprensorio. Calcio, basket, pallavolo, badminton, kickboxing e altri sport messi in campo da decine di società sportive provenienti da tutta la Calabria che hanno preso parte a questo campus a cielo aperto. A tutte è stata consegnata una targa ricordo della giornata." Siamo contentissimi oggi di poter partecipare a questo evento. Noi come società ci piace molto partecipare a queste giornate perché comunque fanno sì che i ragazzi possano stare assieme e soprattutto perché così hanno modo di potersi confrontare, di poter giocare, provare anche altri sport, visto che comunque è stato organizzato in maniera tale da poter far sì che possano anche provare altre discipline sportive. Paolo Lopreiato, tecnico dell'SD Phoenix Sport Academy di Vibo Valentia. Abbiamo portato la kickboxing come messaggio affinché i ragazzi possano avvicinarsi a questo sport più che altro per avere comunque un approccio a quelle che sono le discipline che li portano ad avere un temperamento fisico più ed emotivo, perché comunque oggi i ragazzi tendono a non avere quel carisma necessario per affrontare comunque la quotidianità e si ritrovano in dei contesti dove difficilmente loro riescono a gestire emozioni e contesto sociale. La kickboxing ad oggi ha formato dei ragazzi che hanno acquisito più che altro sicurezza in se stessi e quindi riescono ad avere pure un controllo di sé. Alex Famà, Pizzo Playground, Pizzo. È una bellissima giornata, soprattutto per i ragazzi. Diciamo che queste cose gli fanno fare esperienza, è questo che puntiamo, farli crescere e sempre motivarli a dare sempre di più. Divertirsi e promuovere lo sport in tutte le sue discipline. Noi siamo nati da poco, è da gennaio che fanno attività i ragazzi e già riusciamo a vedere, ad avere qualche risultato, quindi per noi è davvero tanto. Tutti i giorni, quindi sì, è bello perché comunque ti fa capire anche il tuo livello all'interno del territorio, ma soprattutto ti dà la possibilità di confrontarti con ragazzi che non vedi tutti i giorni. A margine dell'iniziativa, prosegue il sindaco Lampasi, sono state premiate le società che si sono distinte nel corso della stagione sportiva di quest'anno. La Cica Tanzaro, riconoscimento ritirato dal medico De Santis. Tonno Callipo Volley, targa consegnata al vicepresidente Filippo Callipo. ASD San Nicola da Crissa, premio ritirato dal sindaco Giuseppe Condello. Un riconoscimento è stato attribuito altresì a Domenico Bolignano, coach della Viola Basket Reggio Calabria, per aver portato avanti il mito Viola, incentivando il basket calabrese. L'amministrazione comunale sta già lavorando per ripetere le iniziative in estate con la giornata dello sport degli emigrati. Monterosso, con questa giornata di sport ad ampio raggio, si pone come punto di riferimento per l'intera Calabria.